Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a conclusione di una iniziativa che si è tenuta a Cirò Marina ed organizzata dal Partito Democratico, ha inteso fare chiarezza sulla situazione che lo interessa direttamente. Fa molto male apprendere, ha detto Oliverio in queste ore, che in alcuni ambienti del mio stesso partito si fanno circolare in modo ignobili voci infamanti sul mio conto. Paventano addirittura, sottolineato con grande forza Oliverio, che sarebbero in arrivo provvedimenti cautelari nei miei confronti. Parlano come se esistesse una sorta di filo diretto di alcuni personaggi con le procure. È un fatto grave, ha insistito Oliverio, un'offesa che lede e mortifica la mia dignità, la mia storia e la mia pulizia interiore. Questo confronto lo stiamo portando avanti con la partecipazione di larghissima dei cittadini, degli amministratori locali, delle forze sociali, dell'associazionismo, dappertutto, diciamo, registro partecipazione e interesse. E naturalmente io credo che se ci sono proposte alternative si mettano in campo e si discutano. Se si trova la sintesi, bene, altrimenti ci sono gli strumenti per portare a sintesi proposte diverse, che possono essere le primarie, possono essere strumenti di partecipazione democratica. D'altronde anche coloro i quali si oppongono alla mia candidatura esprimono una valutazione positiva sul lavoro di questi anni, di mia responsabilità al governo della regione. Non dicono i motivi per cui io non dovrei riproporre la mia candidatura, e questo è inquietante. Bisogna capire perché, appunto, si fanno circolare gossip, notizie eccetera eccetera che naturalmente, se ci sono e sono fondate, devono essere messe in campo e si discute per che ci si possa misurare. Io non mi sono mai sottratto al confronto. Mi auguro ed auspico che nessuno si sottragga al confronto.